Ragazzi, bentornati su Assetto Corsa, che oramai è diventato il gioco scazzo che userò praticamente per darvi delle news. Siamo a Monza comunque, per darvi delle news e così via. Oggi però voglio fare qualcosa di diverso. Come potete vedere, io ho tantissime, tantissime mods. Guardate quante ne ho, cioè sono davvero tante. Le scarico ogni giorno, tantissime mods. Mods, però ce n'è una in particolare che ho appena scaricato, quindi non so cosa possa venire fuori. Io ve la voglio portare così, tanto per MK1 Golf 1008 GT. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Oggi guideremo la macchina dei Flintstone. Ma ci rendiamo allora, cioè, lì c'era scritto Golf, qui c'è il simbolo della Honda, c'è il turbo. Qui c'è qualcosa che non quadra. Speriamo che funzioni, che si senta l'audio. L'audio da dentro. Oh mio Dio! Sì, adesso. Non esageriamo. Ok. C'è anche il clacson, sentite. Ma quando curva? Ma si vede l'ombra delle ruote, ovviamente. Ma ora passiamo al pezzo forte. Gli interni, ragazzi, che oltretutto Cristo, aspettate un attimo, fai auto? No, perché? Aspetta, no. Sto sbagliando tutto. Un attimo, ragazzi. Dove cazzo è il volante? Ah, è questo il volante. Ma non si vede un cazzo. Ma non voglio il faccione del mio protagonista qui, che due coglioni, aspettate. Del mio personaggio, scusa. Vabbè, lo tengo così. Vabbè, ragazzi, qui c'è da ridere. Poi, oltretutto, Madonna. L'auto dei Flintstone con l'ABS, vabbè. Oh, stai calma, calma. Ok, proviamo una partenza decisa. Ho scelto Monza perché Monza mi piace, è forse uno dei circuiti che più mi piace. Wow, dove vai? Madonna, raga. No, 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 no. Ok, è inguidabile. Oddio! Slitta un macello. Però cazzo, il sound è figo, eh. Un po' la camarrata, ma che colpo di frusta che dà, raga, il colpo di frusta che dà è una figata. In tutto questo spero che si senta. Oh, no, 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 no. È inguidabile, io non lo sto dicendo, è inguidabile. Oh, ma vai dritto! Gesù Cristo! Raga, è una delle macchine più inguidabili del gioco, ve lo giuro. Però il suono è figo, questo non ammetto, cioè il suono è davvero bello. Mamma mia! Riprendiamo un po' la somma. No, no, non mi segnare errore, ammazza. Per fortuna che c'ha l'ABS, sennò chissà che cazzo succedeva. No, no. Quante marce ha così per tutto? Ok, 5. No! 360? No, non andare fuori! No, occhio. Oh,
Ok, qui non sono riuscito a tenerlo. Sì, ma raga, ma scuno un macello sta cosa. Oh, no, 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 no. Ma Dio! Chiamo la retro. Sai quanto fai il retro? Aspettate. La Madonna! La Madonna! 105 km il retro! E via con il burnout! Aggressivi proprio, guarda che roba! La Flintstone che fa il burnout! La Flintstone poi vorrei dire! E vi giuro che c'è. Minchia! E vi giuro che di auto incontrollabili ce n'è, però questa è allucinante. Perché oltretutto ha anche le marce corte. Però è divertente, cioè è troppo divertente, porca troia. Cioè un pollice in su per il creatore di questo gioco, sì, ma anche di questa mod, raga. Cioè, che cazzo si è fumato? No, la stavo tenendo, perché non è andata a sinistra all'ultimo? Io dubito che la mia voce si senta, però. Dai, mica, ma non puoi neanche andare dritto questa macchina. Va, sto in quinta, almeno va dritta, spero. Ma neanche, va storta anche in quinta. Va, fanno. Va bene così, ragazzi, va bene così. E vi giuro che di mod ne ho anche di fighe, guardate. Adesso vi faccio una carrellata di tutte le mod che ho, così almeno vi fate un'idea. Allora, vediamo. Vabbè, queste da corsa, queste sono quelle originali, più o meno, a parte la Brera, vabbè. Anche qua, vabbè, c'ho l'Alpecio questa. Questa è aumentata, cioè a cavalli in più, però vabbè, questa è l'ultima che uscì. Poi ho anche tutte le DLC, sia chiaro, io non è che vivo di mod, c'ho anche tutte le DLC di Assetto Corsa. Vabbè, c'ho queste qua sono per il drifting. Un paio di BMW, un paio, minchia, c'ho più BMW che altro, cazzo. Parte questa, ragazzi, la X6 versione sportiva, è troppo figa. Poi c'è questa anche bellissima, ragazzi, bellissima. Con tutte le colorazioni, così vedete. Della Liberty Walk, che è davvero davvero bello. L'M5. Un paio di auto della BTCC, VTCC, tutte quelle menate lì. La Veyron purtroppo non funzionava, spero che facciano un aggiornamento breve. C'ho la mia ZR1 che raga io l'adoro. Vabbè, la K-Tram, un'auto della polizia completamente a random, la Charger nuova, che poi è la stessa macchina, solo che questa è la polizia, perché questa è la Charger nuova, fidatevi. Cioè, qui sembra quella vecchia, ma in realtà è quella nuova. Vai per il generale lì, ragazzi, non potevo non mettere il generale lì. Un paio di Ferrari, ho la 488. Quella della DLC e ho anche la versione Spider che è figa pure quella. La Fiat Uno, adesso questa che è nuova. Le due Ford modello T e la coupé del 32. Il Raptor. C'ho questa, ragazzi, l'RS che per chi mi segue sa che è la mia macchina preferita. Purtroppo ancora non c'è, non l'hanno messa, però ho preso la ST che cazzo c'ha una potenza, c'ha dei cavalli in più. Ho la Fiesta, non chiedetemi come mai. La K9, perché stavo cercando quella vecchia che è la mia macchina nella realtà, però non c'è giustamente, e quindi ho preso quella nuova. Vabbè, Masta, la Sierra, che qui ce ne sono addirittura di quattro diversi tipi, ragazzi. Quattro diversi tipi, guardate qui: gruppo A, DTM, versione drift di serie originale. La Celica, che anche questa c'è la versione normale, la versione Racer e la versione Ultra Racer. Poi ho un paio di Civic uguali,
all'apparenza, perché poi in realtà sono diverse tra loro. Questa è una bestia, ragazzi. Questa è una delle mie auto giapponesi preferite. Io la Integra la adoro. La S2000 non mi ricordavo neanche di averla più, cioè fate voi. Ho la Jaguar nuova, quella vecchia, quattro tipi di Koenigsegg che però sono tutte uguali alla fine. Questa, ragazzi, è allucinante. A vederla sembra allucinante, ma in realtà non è niente di che. L'Aventador normale, l'Aventador della DLC, il Deltone che vi ho portato nella scorsa puntata. Ho il Land Rover Defender, come cazzo lo volete chiamare, ce cioè, fate voi, ragazzi, è troppo, boh, è epico. La Cortina, la Esprit che mi piace un casino, Maserati, vabbè, queste sono tutte quelle del gioco più o meno. Madonna, ragazzi, la 787B è troppo bella. Purtroppo la MX5, anche lei vecchia, intendo, non funzionava più. Quindi spero che facciano un aggiornamento. F1, F1 GTR, questa è una mod, questa no, credo almeno. Mercedes, 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 Mercedes everywhere. Questa è bella a guidare, anche questa, sono belle le Mercedes. Sì, ho anche un camion da corsa. Ho la MG BGT, BGT, chiamatela come cazzo volete, c'ho questa con la skin degli M&M's, ragazzi, ma scherziamo. La Mini Challenge, vedete, c'ho quella sportiva, cioè quella da corsa e quella sportiva. Due Lancer, la Evo 9, la 8. La Morgan Freewheeler, ragazzi, è divertentissima anche questa a guidare. Questa è difficilissima a guidare, più o meno ai livelli dell'auto dei Flintstone, però insomma, forse peggio quella dei Flintstone. Questa è una delle ultime che ho scaricato. Questa è bella a guidare. Questa da drifting, la Opel Manta l'ho scaricata ieri. Paio di Peugeot, vabbè. Vediamo un po'. Questa è bella anche lei, la 918, ragazzi, davvero bella. Questa, ragazzi, è un qualcosa di allucinante, allucinante, soprattutto la versione S1, 1500 cavalli, velocità massima 450 km. Qui ho la Mini Cooper trazione integrale e qui ho la Mini Cooper normale di serie, poi una versione un pelino più, due versioni anzi un pelino più sportive. Poi la Saab non me la ricordavo neanche più, la Clio, questa è bella, c'è una bella tenuta. Seat, questa non è che mi piaccia molto, però la tengo nel caso in cui facciano qualche aggiornamento. C'ho la Tesla, un paio di auto della WTCC, come vi dicevo prima, compresa la Volvo. Opel, Maggiolone. Maggiolone, oltretutto, della Stance Works, che è abbastanza difficile a guidare pure lui. La Bora, la Corrado, un altro camion, perché non me lo potevo far mancare, poi c'ho la Lycan Hypersport, che la conosco grazie a Need for Speed Most Wanted, ovviamente l'ultimo. E niente, ragazzi, vi ho fatto una piccola carrellata delle mie mod. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ah, un'ultima cosa prima di staccare il video. Sappiate che Assetto Corsa lo userò. Non ci farò una serie completa. Assetto Corsa sarà proprio il gioco di punta del mio canale, perché primo è uno dei giochi che più mi piace graficamente da giocare e tutto. Poi con tutte ste macchine, raga, ma avete visto quante macchine c'ho? Guardate che roba. Adesso lasciate perdere che va su e giù perché sto mouse fa schifo. Ah, meno male che si può fare anche così. Però guardate quante macchine, cioè. Quindi questa sarà la serie di punta, poi farò qualche tipo gara a caso, così quando vi dovrò aggiornare su qualcosa. Ah, a proposito, vi devo aggiornare su qualcosa. Oggi mi è arrivata con 5 giorni d'anticipo la webcam. Boh, cioè, ok, va bene, non mi lamento. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella.